Ciao a tutti, bentornati, benvenuti qui su Fanatico Go Reloaded. Quest'oggi è un video un po' particolare, un po' curioso perché è un video che mi è stato richiesto ed è una risposta a un commento e soprattutto una richiesta di saluti e di auguri. Sì, un saluto per Matteo S0999. Sì, giusto, sono 39, stavo contando. Ti ringrazio perché vi ringrazio a te e alla tua ragazza perché siete, diciamo, mi vedete, insomma, mi seguite qui su Fanatico Go, su questo canale video. Faccio tanti auguri di cuore a Teresa che si è laureata martedì scorso. Purtroppo per impegni e altri motivi non ho potuto fare subito il video, ma esattamente una settimana dopo, perché questo qui un giorno fa mi è stato appunto messo. Questo commento è nel video della Carbonara, andatelo a vedere se vi va, un video un po' gustoso. E sì, gli faccio gli auguri, però non mi avete detto che facoltà, si dice così, che facoltà ha preso laurea, insomma. Comunque io faccio comunque tanti auguri, vi saluto e vi ringrazio appunto di tutti i like, ho visto che ci sono altri like, altri messaggi, commenti in altri video. E appunto, rinnovando gli auguri e i saluti, approfitterei di questo video che lo sto facendo come una sorta di live, in cui appunto, data l'occasione, voglio citarvi alcuni pensieri, alcune frasi relativi appunto a chi si laurea, che trovate tranquillamente su internet. Uno dei siti più pubblicati, diciamo, più famosi è frasimania.it e poi ce ne sono molti altri, proprio tanti, perché queste frasi, sai, vengono un po' catturate, messe su Facebook per dire o su altri social. Allora, ne prendo alcune, sarò veloce, sarà un video breve, ne prendo alcune che mi piacciono molto, come per esempio questo: diventa quello che vuoi, diventa quello che sei. Tanti auguri per la laurea. E questa è una citazione, c'è scritto di chi è? No, vabbè. Poi si può concludere con "è fatta, congratulazioni dottore". Eccolo qua. Poi con la versione anche femminile, vabbè. Poi ci sta un'altra più generica che comunque può andare bene in questo contesto, e cioè siate affamati, siate folli. Oddio, non c'entra tanto, comunque è di Steve Jobs. Oppure questo qui molto carino: ti auguro che questa bellissima carriera universitaria possa seguire un altrettanto radioso futuro professionale. Auguri per la tua laurea. E poi, osa vivere la vita che hai sognato, vai avanti e realizza i tuoi sogni. Ralph Waldo Emerson, che credo sia un filosofo, uno scrittore, qualcosa del genere. E vediamo che altro ci abbiamo. Poi questo pure è carino, questo uno lo può scrivere anche nei biglietti, nei regali, diciamo, no? Congratulazioni e auguri affinché questo sia solo l'inizio di una vita piena di gioia e di soddisfazioni. Oppure questo: se sognare è un po' pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più. Sognare tutto il tempo. Marcel Proust, che è un romanziere, credo, uno scrittore francese. E sì, beh, dal nome si capisce che è francese, insomma. Esame dopo esame, passo dopo passo, hai raggiunto la vetta. Complimenti. Oppure questo: fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Nelson Mandela. Nelson Mandela, ricordo che abbiamo fatto un video io e Rob di Teletaccuino, che trovate su questo canale. Poi posso anche dire questa frase: c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Perfetto. Dopo tanto impegno, tanto studio e stress, alla fine hai raggiunto il tuo scopo. Continua così e vola sempre più in alto. Il futuro inizia oggi, non domani. Questo è il grande Papa Giovanni Paolo II che l'ha detto. Impariamo dal fallimento, non dal successo. Ricorda di osare sempre. Questo è Gabriele D'Annunzio. Non c'è bisogno di presentarlo, penso, insieme alla sua bandiera. Il tuo tempo è limitato, non sprecarlo, vivendo la vita di qualcun altro. Questo è Steve Jobs. Anche un viaggio di 1.000 miglia, o 1.000 chilometri se lo vogliamo italianizzare, inizia con un singolo passo. Bene, io concludo qui questo piccolo video che appunto
era di risposta per salutare, diciamo, questi due miei iscritti. Vi ringrazio ancora e grazie a tutti gli altri per la visione, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao, alla prossima!